Allora ragazzi, oggi andiamo nuovamente a parlare dei leaks riguardanti gli iPhone 14, i prossimi iPhone che verranno presentati a settembre, anche i leaks degli Apple Watch e, cosa nuova che ancora non vi avevo parlato, sono i leaks riguardo le AirPods Pro 2, perché queste AirPods Pro già, se non sbaglio, hanno 2 anni dall'uscita e quindi Apple molto probabilmente già ci sta lavorando per aggiornare questo modello. Una piccola carrellata, iniziamo dagli iPhone 14. Vi dico già un riassunto di quello che vi avevo detto qualche mese fa. Intanto, per quanto riguarda la lineup, sappiamo tutti che ormai è stata modificata ed è ormai una cosa quasi certa, si dà molto per scontato. Quindi, a posto dell'iPhone 14 mini che ci doveva essere quest'anno, Apple ha messo l'iPhone 14 Max. Cosa cambia di effettivo? Cioè che l'iPhone 14 e 14 Pro avranno la stessa dimensione display, le stesse dimensioni, attenzione, dimensioni. Invece l'iPhone 14 Max e l'iPhone 14 Pro Max avranno anch'essi le stesse dimensioni. Quindi per quanto riguarda la lineup cambia questo. Poi un'altra cosa che sinceramente è un po' strana, però capisco il motivo per il quale Apple sta facendo, già ve l'avevo anche detto, cioè ormai è quasi confermato anche questo, che anche questa notizia, che gli iPhone 14 e 14 Max avranno stesso design degli iPhone 13, stesso processore, però attenzione, non è lo stesso processore A15 montato sugli iPhone 13, ma è l'A15 montato sugli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, quindi con qualche core in più. Questo cambia, non è nulla di che. E poi stesse fotocamere, almeno stesso design, stesso display, soprattutto la novità principale che vedremo su questi iPhone, cioè la notch modificata sugli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, appunto non la vedremo questa novità sugli iPhone 14 e 14 Max. Poi un'altra novità riguarda l'Always On Display. Questa voce dell'Always On Display si vocifera da anni. Io mi ricordo che già parlavamo dell'iPhone 11, dei leaks dell'iPhone 11 Pro e 11, le NAP 11 in generale degli iPhone, che dovevano avere questo benedetto display che supportava l'Always On Display. Già sono stati fatti dei passi avanti con gli iPhone 13, che i 13 Pro, che hanno un display 120Hz LTPO, cioè che vanno da 10Hz a 120Hz. In pratica quest'anno perché non l'hanno messo l'Always On Display negli iPhone 13 Pro e Pro Max e lo stanno mettendo adesso sugli iPhone 14 Pro e Pro Max? Questo Always On Display verrà messo sugli iPhone 14 Pro e Pro Max semplicemente perché avranno un display sì a 120Hz e sì LTPO, però cioè LTPO è refresh rate variabile, ma se questo LTPO negli iPhone 13 varia da 10Hz a 120Hz, quest'anno questo pannello che monterà Apple sugli iPhone 14 Pro e Pro Max, questo LTPO andrà da 1Hz a 120Hz. Quindi avere un display che limita l'aggiornamento a 1Hz significa che questo non va, l'Always On Display non va ad influire sulla batteria. Quindi Apple ha aspettato quest'anno, anche se tutti gli smartphone Android che hanno un display AMOLED, sia che hanno un display 60Hz, sia che hanno 90Hz, sia 120Hz che 120Hz LTPO, hanno l'Always On Display. Però Apple ha voluto fare un gioco di strategia, perché noi sappiamo che questa è la strategia di Apple, cioè Apple raramente ha inventato proprio qualcosa di nuovo. Però Apple cosa fa? Aspetta che gli altri produttori annuncino le novità. Non è stato sempre così, però nella maggior parte dei casi aspetta che gli altri produttori annuncino delle novità. Apple poi ci lavora per degli anni e poi presenta quella novità che per noi sembra scontata. Per esempio, già guardando il mondo Android, come l'Always On Display, che esiste già da 4 anni. Sì, non voglio sparare cavolate, ma se non sbaglio da 4-5 anni, però è più sicuro 4 anni, però avremo un Always On Display che consumerà poco ed è fatto ad hoc proprio per questo, per consumare di meno la batteria, perché sappiamo che comunque gli iPhone, per quanto riguarda la batteria, sono stati fatti dei miglioramenti, per esempio all'iPhone 11 Pro, che io utilizzo questo, ogni tanto in background la batteria scende come se non ci fosse un domani, e sono stati fatti dei miglioramenti, però avere un Always On Display che
non intacca molto sulla batteria, è sicuramente una cosa buona per noi. Poi un'altra novità, che già questo l'avevo detto, è quasi anche confermato anche questo, cioè avere un sensore da 48 megapixel, ma perché questa novità che vedremo nei prossimi iPhone ormai è stata quasi confermata? Perché, mi ricollego a un'altra novità, cioè su internet sono uscite le prime fotografie, oltre che dei mock-up di questi iPhone, ma sono uscite le fotografie delle cover originali e non degli iPhone 14, 14 Max, Pro e Pro Max. E guardando attentamente, mettendo a confronto le cover degli iPhone 13 Pro e le cover degli iPhone 14 Pro, notiamo che il bumper delle fotocamere è molto più grande, ma non è solo il bumper più grande, ma ogni singola lente che contiene appunto il sensore, sono molto più grandi queste lenti, cioè ci fanno capire che all'interno vi è un sensore molto più grande, cioè quello da 48 megapixel. Se vogliamo parlare un po' del design, sinceramente questa cosa che il bumper sarà più grande a me non dispiace, perché se guardiamo l'iPhone 11 Pro, anzi l'11 Pro è un iPhone piccolino e quindi questo bumper piccolino ci sta. Però se tipo andassimo a guardare l'iPhone 11 Pro Max con questo bumper piccolino stona un po', perché tipo le fotocamere non si vedono molto, perché essendo un dispositivo molto grande, avere queste fotocamere piccoline non si notano molto. Quindi concludendo questo discorso, non mi dà fastidio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi avere un bumper molto più grosso rispetto all'iPhone 13 Pro o all'11 Pro, se avete questo. Fatemi sapere se vi fa piacere, se vi dà fastidio, se proprio non ve ne frega niente, ecco, mettiamola così. Adesso andiamo a parlare un po' degli Apple Watch. Vi avevo annunciato qualcosa di WatchOS 9, anche dell'Apple Watch 8 che uscirà ora a settembre, anche questo, cioè che introduceva dei sensori per la temperatura. Tutto questo, anche qui c'è un'incognita, però sembra anche qui essere confermato. Non è nulla di certo perché parliamo sempre di leaks, però sembra essere confermato. Se non ve lo ricordate, comunque, oltre che vi lascio il link qui sotto in descrizione e qui sopra le schede trovate il video in cui vi ho parlato appunto di WatchOS 9, che ormai è uscito, sappiamo tutte le novità, ma anche dell'Apple Watch, dell'ipotetico Apple Watch 8 e le funzionalità ipotetiche che porterà questo nuovo Apple Watch. In pratica questo nuovo sensore ci indicherà di misurarci la febbre, cioè non è un termometro che noi apriamo l'applicazione, 37 gradi, abbiamo la febbre, no, è un sensore che ci consiglia di misurarci la febbre. Poi un'altra novità riguarda la line up anche qui degli Apple Watch, perché se avevamo fino ad oggi due tipi di Apple Watch, avevamo l'Apple Watch SE e l'Apple Watch base, quello che esce, cioè il 7, il 6, l'8, quest'anno avremo Apple Watch SE, che già vi anticipo verrà anche questo aggiornato. Poi avremo l'Apple Watch 8 e avremo anche l'Apple Watch 8 Pro. Prima mi voglio concentrare sull'Apple Watch 8, proprio una cosa velocissima. Per quanto riguarda il processore, sarà uguale al processore dell'Apple Watch 7, nonché sarà uguale al processore dell'Apple Watch 6, perché l'Apple Watch 7 monta lo stesso processore dell'Apple Watch 6, e stessa cosa avverrà con l'Apple Watch 8. Come novità dell'Apple Watch 8 avremo questo sensore, vedremo le nuove watch face, vediamo qualche cosa di caratteristico che porterà questo Apple Watch, ancora non si sa chissà che cosa oltre a questo che vi sto dicendo in questo momento. E poi andiamo a parlare di Apple Watch Pro. Già vi anticipo che non è un Apple Watch per tutti. Perché non può essere un Apple Watch per tutti? Non può essere un Apple Watch per tutti perché Apple sta creando questo Apple Watch Pro con un design squadrato. Infatti l'Apple Watch 8 avrà lo stesso design dell'Apple Watch 7, con il display leggermente curvo, ma comunque l'Apple Watch sarà tondato. Invece l'Apple Watch Pro avrà un design squadrato e sarà molto robusto, quindi già vi dico che questo Apple Watch dai leaks che sono usciti sarà un Apple Watch dedicato a sport estremi, quindi non ha senso che io mi vado a comprare questo Apple Watch senza che faccio sport estremi, solo per avere il design squadrato, che poi non so quanto possa essere comodo avere un design squadrato sul polso. Io continuo a preferire sinceramente il design tondato dell'Apple Watch 4, 5, 6, 7 e per fortuna avremo anche su questo Apple Watch 8. Non che non mi piaccia questo design squadrato, perché è molto carino, però non so proprio come praticità
a livello pratico come potrebbe essere. E andiamo a ultima cosa dell'Apple Watch Pro, vi dico il prezzo, si aggirerà sui 1000 euro, quindi quanto un iPhone 14 Pro o 13 Pro, comunque a livello Pro. Allora, poi una piccola cosa mi sono scordato riguardo gli iPhone 14, cioè il prezzo, a quanto pare, dell'X verrà aumentato. Io intanto spero che questa cosa non sia vera, perché è ovviamente una cosa che va a discapito nostro, cioè utenti Apple che acquistano gli iPhone. Appunto, questa cosa già si vociferava con gli iPhone 13, questa cosa non è avvenuta e addirittura questa cosa si vociferava per tutta la lineup degli iPhone 14. Invece, notizia proprio del momento, gli iPhone 14 e 14 Max avranno lo stesso prezzo dell'anno scorso, cioè l'iPhone 14 avrà lo stesso prezzo dell'iPhone 13, vedremo il 14 Max quanto costerà, forse 100 euro in più rispetto all'iPhone 14. E invece il prezzo verrà aumentato per gli iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Che il prezzo sia rimasto uguale per quanto riguarda gli iPhone 14 e 14 Max, tra virgolette, e ci credo. Non mi cambiate il design, fotocamere le stesse, stesso display, niente nuova notch, stesso processore, mi aumentate pure il prezzo, mi tengo il 13, cosa che vi consiglio io. Certo, se vi bisogna un modello Max, senza spendere quei 1200, se non 1300 a quanto pare per l'aumento di prezzo di quest'anno, vi conviene un iPhone 14 Max. Poi parliamo proprio velocemente delle AirPods Pro 2, le novità fino adesso sono poche, infatti a quanto pare avranno lo stesso design che c'è, se Apple trova un design funzionale e bello esteticamente, perché dovrebbe cambiarlo, verrà migliorato l'audio, forse con dei driver molto più grandi. E queste AirPods, a differenza delle AirPods Pro che abbiamo al momento, includeranno dei sensori per rilevare la frequenza cardiaca, forse perché queste cuffie si indossano pure per fare sport, ora qui non lo so quanto abbia senso. E voglio concludere il video con una novità uscita qualche minuto fa, cioè riguardo all'iPad base, quello che viene quasi ogni anno aggiornato. E in pratica una novità riguardo il design, che avrà un design squadrato come gli iPad Pro e l'iPad Air di quinta generazione. Avremo anche qui la USB-C, 4 speaker e però per quanto riguarda il display avremo le stesse bande, proprio come, che ne so, l'iPhone SE o l'iPad base che abbiamo fino ad oggi. E quindi il Touch ID non verrà spostato in alto a sinistra, ma sarà semplicemente sul frontale del display. Quindi ragazzi, che vi devo dire, per questo video è tutto. Se ci saranno altre novità, ovviamente vi aggiornerò sia qui su YouTube, ma vi aggiornerò molto più velocemente su Instagram. Quindi proprio per questo vi consiglio di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo in un prossimo video.